Intelligenza artificiale, mi prendi questo video, lo tagli, lo semplifichi, togli tutte le parole che non servono, anche gli metti che mi scappino e poi me lo pubblichi direttamente sui vari social. Ah, mi raccomando, se puoi, fai la versione verticale per Instagram e orizzontale per quasi tutti gli altri, poi sai tu quali, vero? Vai. Ecco, allora, questa roba qua, tecnicamente, come si dice in Inghilterra, on the paper, si può fare, cioè sulla carta si può fare, perché tecnicamente tutti i vari modelli di intelligenza artificiale hanno la capacità di farlo, ma non esistono le applicazioni, non sono integrate. E quindi è questo il grande passo avanti che arriverà, perché per ora, in fondo, la maggior parte di noi, chiaramente esclusi quelli che si scrivono da soli i vari software come dire, utilizzano le API, come dire, mi raccomando, AI, toglilo, utilizzano le API per ovviamente collegarsi con i principali modelli. Ecco, a parte chi se lo fa da solo, la maggior parte delle app oggi, non dico che sono scam, però sono quasi tutte uguali. La tastierina che alla fine ti scrive il testo. Anche il mondo del video esiste, ma c'è poca roba completa, usabile, che parte da video esistenti, che parta da audio esistenti e così via. Per cui si possono fare tante cose, ma è tutto ancora molto rudimentale. Mentre il futuro ci vedrà invece capaci di chiedere azioni. Azioni che includano tutto quello che oggi è l'utilizzo dell'AI, no? Che va ben al di là, chiaramente, del testo, per quanto complesso sia, o dell'immagine. Ecco, questo è il futuro che ci aspettiamo, perché altrimenti quello che oggi è in grado, davvero di fare l'AI per la massa è ancora troppo poco, eh? Ma non mancano i foundation model, cioè, come dire, è come se ci fosse un buon cervello, ma con un corpo ancora non sviluppato, che quindi non è in grado di fare certe cose, proprio fisicamente, non è in grado di aprire un'app e di entrare dentro e fare una serie di operazioni pensate, come se fossimo noi. Il cervello lo è, quindi i foundation model lo sono, ma non ci sono applicazioni, corpi ancora pronti per fare questo, ed è quello che ci tiene lontani. Ma ovviamente chi si occupa di innovazione, chi si occupa di futuro, chi lavora all'interno delle aziende deve decidere di innovare i processi, non si deve basare solo su quello che è oggi, ma su quello che arriverà nell'arco dei prossimi 6 mesi, le prime cose, un anno le altre, e già oltre l'anno arriveranno le prime bracci che faranno cose in casa, fino ad arrivare i robot interi, anche se costeranno all'inizio decine di migliaia di euro e poi sempre meno. Ecco, questo è quello che sta accadendo nel prossimo futuro.